Guardare la mitologia dal basso all'alto è qualcosa di molto importante, è qualcosa che in questi due giorni l'ONU sta cercando di mandare avanti con questa iniziativa, l'Academic Impact, ed è anche un'iniziativa che voi dell'Istituto Europeo Pegaso vi basate e cercate di mandare avanti. È un'iniziativa molto importante perché dà corpo, dà sostegno a quello che l'ONU cerca di fare a livello globale, a quello che l'ONU cerca di fare a livello dell'Assemblea Generale. C'è bisogno di iniziative come le vostre per dare un appoggio a quello che vogliamo e intendiamo fare qui all'ONU. Iniziative come quella che avete proposto voi di creare dei centri regionali per dare, diciamo, una coordinazione, uno sviluppo a questo Academic Impact è importantissimo perché agevola il nostro lavoro e ci permette di usufruire della vostra conoscenza. E alla fine è quello che gli inglesi chiamano win-win situation, per voi e per noi. Bisogna forse essere sognatori per iniziare a fare e a cambiare il mondo, questo è importante, ma a questo livello, a livello di ONU, a livello di social impact, sono cose concrete. Il segretario generale ieri ha parlato di responsabilità intellettuale e sociale. E questo è un punto cardine, e è una realtà, non è più un'utopia quella che stiamo parlando. Il problema era come attuare questo progetto, come cementare questo ponte fra gli istituti di ricerca e le Nazioni Unite, con lo scopo di portare avanti progetti comuni, con lo scopo di trovare soluzioni a problemi globali come la fame, la pace e lo sviluppo.